063131, continuate a chiamare Rai Radio 2, continuate a commentare la diretta con l'hashtag Ilunatici su Twitter. Stiamo insieme dal lunedì al venerdì da mezzanotte alle 4, lo sapete, siamo particolarmente felici ed emozionati questa notte perché sale a bordo della lunatica astronave di Radio 2 uno dei nostri cantautori preferiti. Buonanotte al grande Enrico Ruggeri. Enrico, buonanotte, ben trovato. Grazie per i complimenti e buonanotte, buon proseguimento di nottata a tutti quelli che ci ascoltano. Possiamo darci del tuo, Enrico? Domanda. È uscito da qualche settimana il tuo ultimo lavoro, La Rivoluzione. Come sta andando? Feedback? Poi ti voglio chiedere delle cose su alcune tracce che mi hanno colpito particolarmente. Beh, tutto bene, insomma, siamo partiti in concerto, vedo le persone arrivano e cantano i pezzi. Quelli nuovi, e questo è significativo, insomma, vuol dire che quelli che mi seguono li hanno ascoltato queste canzoni, le hanno già metabolizzate. È un album importante che arriva a 3 anni di distanza dal precedente, per cui insomma, ci tenevo molto che quella che io definisco l'elite dell'anima si legasse a questo album, e così è stato. C'è una traccia a cui vuoi particolarmente bene? Domanda stupida, ma te la faccio. No, non è stupida, però è prematura questa domanda. Se ti posso dire qual è la traccia preferita dell'album del 2019 del 2002, è troppo difficile rispondere. Certo, diciamo che la chiusura dell'album, La mia libertà, è una canzone che sicuramente, insomma, non diventerà un singolo martellato in radio, però mi sembra una delle più significative. Tra le tracce e anche i titoli, scorrendo un po', che mi hanno colpito, parto da Non sparate sul cantante. Che momento è stato per gli artisti quello che abbiamo vissuto? Stiamo ripartendo, si sta ripartendo come mondo, insomma, come la vedi? È terribile, diciamo che gli artisti sono stati la categoria più dimenticata, derisa, umiliata. C'è stata quella frase tremenda, i cantanti che ci fanno tanto divertire, che è stata un macigno su una categoria, che non tanto sui cantanti poi in realtà, ma sulle decine di migliaia di persone che lavorano nella musica. Io avevo dei tecnici bravissimi pre-pandemia che adesso fanno i muratori o vanno in giro a fare le consegne. Insomma, è stata una tragedia terribile per una categoria, ripeto, che è stata umiliata e offesa, come direbbe Dostoevskij. Si sta ripartendo, c'è un clima positivo in questo senso. Io lo respiro, a differenza, che ne so, dell'anno scorso, sempre col terrore che si possa tornare indietro. Questo purtroppo, secondo me, ce lo porteremo dietro per qualche anno ancora. Sì, c'è un clima migliore, insomma, la gente ha voglia di musica, ha voglia di stare assieme. Un concerto non è solo uno che canta e qualcuno che ascolta, un concerto è comunione di intenti, condivisione, poesia, cultura, divertimento, indotto, perché poi attorno a un concerto si muovono tante macchine. Quindi io già a aprile del 2020 dissi: fino a che non riparte la musica non è ripartito niente. La fine del mondo, altra traccia che mi ha colpito particolarmente, altra traccia iconica anche come titolo del pezzo, per ciò che ci sta accadendo attorno ormai da una quarantina di giorni e più. Sì, ovviamente il pezzo è stato scritto, certo, prima, certo. Ma alla fine è uno dei pezzi più positivi dell'album, malgrado il titolo, come dire, poi contestualizzato oggi potrebbe far pensare al contrario. È un inno alla voglia di vivere, comunque di giocarsi le proprie carte fino all'ultima partita, quindi è uno di quei pezzi che dal vivo stanno venendo meglio, ovviamente. Enrico Ruggeri, da adolescente ad adulto, parliamo un po' della tua storia, della tua carriera. Tu sei nato con questa idea in testa di diventare un cantautore, il piano B qual era, per esempio? No, non avevo, la vita credo che premi quelli che non hanno un piano B. Sì, mi ero iscritto a legge, avevo anche fatto il supplente, le insegnavo alle scuole medie, ma insomma la mia testa era tutta verso la musica, ma non come rivalsa sociale, non volevo diventare famoso e fare i soldi, mi piaceva suonare, avevo capito che la cosa che mi faceva stare meglio nella vita non era fare soldi, comprarmi una bella macchina, era stare sul palco a suonare, e quindi
E poi per i casi della vita, io vengo, sono diventato un cantautore, ma in realtà io sono sempre stato membro di una band, e anche adesso in tournée chi viene sa benissimo che si respira un'aria da band, ma già come siamo disposti sul palco, normalmente il cantautore sta davanti e gli altri dietro in penombra, che magari fingono di suonare perché invece sono partite le sequenze. Cioè qui è un concerto dove chi viene sa che viene, certo, a vedere una band con un cantante che scrive le canzoni. E in famiglia come hanno preso? Ti hanno accompagnato oppure ti dicevano trovati un lavoro vero, come si sente dire spesso chi vuole lavorare nel mondo dell'arte? Ma allora non si sono molto arresi. Tieni conto che mia madre ha continuato a pagarmi le tasse dell'università, io ho fatto un po' di esami di giurisprudenza, poi quando le cose si sono fatte serie ho smesso di andare, insomma. E mia madre ha continuato a pagarmi le tasse fino all'87, ha smesso quando sono andato, ho vinto il Festival di Sanremo con Morandi e Tosti, cioè sono entrato proprio nell'establishment alto, e allora lì ha smesso di pagarmi le tasse universitarie. E il momento in cui hanno iniziato a riconoscerti per strada, in cui proprio ti sei accorto che ce l'avevi fatta, è un percorso che si fa metro dopo metro oppure arriva l'ondata improvvisa? Il percorso si fa metro dopo metro. In realtà io andai a Sanremo con Contessa, con i Decibel, ero anche il più vistoso della band perché avevo i capelli biondi, gli occhiali bianchi, e quindi dal sabato sera alla domenica mattina di quel festival, diciamo, sono diventato famoso. Poi in realtà quando i Decibel si sono sciolti, le cose si sono messe male per qualche anno, quindi ho ricominciato da capo, e sono molto contento che sia accaduto questo, perché i successi duraturi sono quelli graduali. Quel tipo di successo ho avuto con i Decibel, con le ragazzine sotto casa, eravamo 20 anni, eravamo carini, il pezzo era strano, Contessa. Sì, poi avevi anche un look molto, cioè, come nasce quel look lì? È il vero Enrico quello, perché contrasta molto con l'Enrico di oggi. Sono passati 45 anni. Comunque quel tipo di successo era molto più pericoloso, come ben sai, insomma, ci sono stati migliaia di eroi di una stagione che poi purtroppo per loro sono scomparsi. E quindi invece dopo, quando ho ricominciato da solo, piano piano, ho fatto Polvere, poi è arrivato Il Mare d'Inverno per Loredana, poi è arrivato il nuovo Swing a Sanremo, c'è stata una risalita molto graduale, che è stata, insomma, un toccasana. Sul Mare d'Inverno, io aprirei una parentesi, ti chiedo scusa, ma è forse la mia canzone italiana preferita di sempre, o la metto tra le prime 5. Ti ricordi com'è nata? Io mi ti immagino veramente lì a passeggiare, cioè proprio mi vedo la scena quasi. Allora no, è nata a Milano pensando a questa città delle Marche, cittadina dove io vado sempre in vacanza, la città della mia adolescenza, che si chiama Marotta, che è tra Fano e Senigallia, però in realtà fisicamente la canzone è nata a Milano, anche in una circostanza curiosa, perché avevo un appuntamento con una ragazza che mi piaceva molto e lei non venne, il bidone proprio, e negli anni 80 non è che c'era WhatsApp, cioè stavi lì a aspettare e a un certo punto mestamente te ne andavi, quindi andai a casa depresso e volevo gridare al mondo la mia solitudine. Quel pomeriggio ho scritto due canzoni, una era Il Nuovo Swing e una era Il Mare d'Inverno, tutte e due lo stesso pomeriggio, e tutte e due che sono andate bene, poi Il Mare d'Inverno particolarmente. Quindi, insomma, non ho mai finito di ringraziare quella ragazza che non è venuta. Non l'hai mai più vista voi? Ma no, sì, l'ho anche rivista, ma la magia era passata. E mi ero anche un po' arrabbiato, no? Beh, ci sta. E come nasce poi la collaborazione? La canta la Bertè, cioè diciamo rende popolare Loredana Bertè. Io non conoscevo Loredana, cioè ovviamente la conoscevo perché era una superstar, ma non la conoscevo personalmente. Vado al Festival Bar a cantare un Polvere e c'era Ivano Fossati che mi ferma e mi fa i complimenti. Tieni conto che Fossati era già un'icona, quindi io, certo,
confuso e felice, come direbbe Carmen Consoli, mi metto a parlare con Fossati. E lui mi chiede, mi dice che stava preparando l'album di Loredana Bertè e quindi se avevo delle canzoni. Quindi ci siamo incontrati, gli ho fatto sentire un po' di brani e lui con una lungimiranza superiore alla mia, perché io gli ho fatto sentire un sacco di canzoni, buttate lì una dietro l'altra, ha capito che Il mare d'inverno era, come dire, superiore alle altre. E io ho fatto un provino che poi lui ha copiato in bella e insomma è diventato un singolo che Loredana ha portato molto in alto. E, tornando all'oggi, si diceva 3 anni fa, quando gli italiani ai 18 cantavano sui balconi, ne usciremo migliori. Tu che sei non solo un cantautore ma anche un presentatore, uno scrittore, cioè veramente a 360 gradi osservi la nostra società in modo molto attento, che momento vivi? L'italiano medio come sta secondo te, Enrico? Ma non ne siamo usciti migliori, ci siamo incattiviti, ma ciò che è peggio, ci siamo divisi in due tifoserie dove nessuna delle due parti ascolta l'altra, soprattutto per quanto in tutto quel periodo nel quale è partito il dibattito, Covid, restrizioni, Green Pass, eccetera, eccetera. Lettura, narrazione ufficiale, narrazioni alternative. È stato un peccato perché comunque c'era molto da confrontarsi e invece la gente si è spaccata in due. Diciamo che sono stati anni di tensione, è stato difficile secondo me per tutto il paese e quindi ci vorrà un po' di tempo per metabolizzare. Cioè io adesso quando vedo le decine di ragazzi con le biciclette e le sport che vanno in giro per la città a portare cibo, sì, penso che ognuno di questi è un gruppo di persone che ha deciso di non andare al ristorante e che ha deciso di stare in casa. Quindi un po' mi intristisco, perché per ogni bicicletta che vedi in giro vuol dire che qualcuno ha detto ma sì, ma che ci frega di andare al ristorante. Ora io non ho ristoranti, non ho interessi in materia, però insomma non vedo l'ora che le città si ripopolino di gente che ha voglia di contatti, ha voglia di stare assieme. E noi andando in onda di notte avvertiamo che non sta ancora succedendo. Cioè io mi ricordo dei venerdì notte, per esempio, sì, pre-pandemia, e c'era un flusso di gente in giro che non è neanche immaginabile paragonato a quello di oggi, con tutto che comunque è stato riaperto ogni cosa. La gente si è abituata, ha detto ma sì, ma in fondo a parte probabilmente che ci sono anche meno soldi, la gente si è abituata a dire ma sì, invece se facciamo arrivare due pizze ce le mangiamo a casa, ci guardiamo una serie TV, anziché andare al cinema piattaforma, anziché invece sì, di andare, certo, al cinema, invece di andare al ristorante, invece di uscire a incontrare gente, ci vorrà un po' di tempo e magari anche un rassestamento, come dire, bisogna rimettere tutto in pista anche dal punto di vista economico, perché poi far arrivare una pizza in casa costa meno che andarsela a mangiare fuori, e purtroppo bisogna dire anche questo. In tanti danno la colpa della tensione che si respira anche, diciamo, tra noi cittadini ai social, perché sui social ognuno può dire la sua, eravamo tutti virologi, adesso siamo tutti esperti di geopolitica. Tu come la vedi? Che rapporto hai con i social e come consideri questa osservazione? I social sono l'estremizzazione di quello che ho detto, cioè lì se io dico una cosa e uno non è d'accordo subito mi scrive pensa a cantare, se invece è d'accordo allora mi scrive se è grande, accidenti a tutti gli altri, insomma è un'esasperazione del conflitto, anche perché come sappiamo nei social sembra che uno valga uno, no? Per cui veramente il mio parere sulla formazione della nazionale di calcio vale quanto quello dell'allenatore, il mio parere sul Covid vale quanto quello di un esperto che ha studiato tutta la vita, e il mio parere sulla guerra nel Donbass o in Ucraina vale quanto un esperto di geopolitica, e tutto sembra uguale, e questo è effettivamente pericoloso. Ovviamente poi c'è anche molta aggressività, molta frustrazione, molta rabbia, i perdenti nei social si dimenticano di esserlo.
A proposito di guerra, anche se sono canzoni che hai scritto anni fa, non c'entrano niente col momento che stiamo vivendo oggi, io adoro due tuoi pezzi che secondo me sono sottovalutati, forse è un termine sbagliato e correggimi se sbaglio, La balalaica e Il mondo non passa da qui con Elena Miró. Sei d'accordo nel dire che sono sottovalutati un pochino? Oppure... Allora, il primo Nessun Tocchi, sì, sono due brani Cioè, scritti sono da... due capolavori, secondo me, Sì, io il invito primo era tutti a sentirli. Sarajevo, perché allora Sarajevo, essendo comunque un pezzo svelto, orecchiabile, è ancora un pezzo da concerto, diciamo. Nessun Tocchi Caino, certo, affronta un tema come la pena di morte, andò a Sanremo parlando di pena di morte, ma sai, è chiaro che non sono canzoni... come dire, che vengono passate a luglio in radio tra un reggaetone e un altro, però lo scopo delle canzoni è anche restare nel cuore di molti, è un brano che chi mi ama ricorda perfettamente, ecco. Mistero invece com'è nata, Enrico? Altro tuo capolavoro. Ma il mistero... Anche lì mi ti immagino fuori da sotto una casa, dentro una macchina, che ne so, per ore a fare mattina No, con ma no, qualcuno. ma il mistero ha un artificio dialettico che non ho inventato io, che è quello di parlare per tutta la canzone dell'amore senza mai nominarlo. Quindi, peraltro quell'anno io vinco il festival con Mistero e insieme a Fiorella, il premio della critica, con quello che le donne non dicono, due canzoni, in entrambi i casi il titolo non viene mai nominato nella canzone, no? E quello che le donne non dicono non dice mai quello che le donne non dicono, Sì. Mistero lo dice ma non si capisce che cos'è, ovviamente è l'amore, ma è un pezzo molto rock, nato in studio con la band, c'era un grande innamoramento in quel periodo per i Queen, si deduce dal ponte con i cori che è un po' alla Bohemian Rhapsody, è un pezzo molto, molto efficace, è ancora adesso uno dei bis e fu l'unica canzone fino all'avvento dei Maneskin, l'unica canzone rock a vincere il Festival di Sanremo. È vero questo, non ci avevo pensato. Mai nessuno, poi adesso l'anno scorso il record è stato eguagliato finalmente dai Maneskin. Tornando alla Rivoluzione, ultimo tuo lavoro uscito da qualche settimana, c'è qualche pezzo che è nato di notte? E più in generale, che rapporto hai con la notte? Ma buono, buono, nel senso che il telefono non squilla, sei tranquillo. Adesso, avendo figli piccoli a casa, magari proprio comporre di notte, mettermi a suonare è un po' più complicato. Però, naturalmente, insomma, sono uno che purtroppo bisogna dormire anche nella vita. Certo. Se si potesse non dormire, vivremmo tutti 20 anni in più. E mi immagino magari che appunti qualcosa, ti viene in mente una nota, una... Assolutamente, beh, vicino al letto c'è il taccuino con la penna, per cui spesso mi capita di scrivermi una frase, un'idea. Cioè, co come nasce una canzone di Enrico Ruggeri? Prima la parola e poi la musica o il Ma no, contrario? mi metto lì a giocare, con la chitarra o col pianoforte, senza dire a me stesso sto per scrivere una canzone. E poi a un certo punto magari comincio a notarmi delle cose, ma cerco di non mettere soggezione a me stesso dicendo adesso scriverò il pezzo che cambierà la storia della musica. Mi metto lì a giocare e a un certo punto qualcosa succede. Ultime due domande per parlare un po' dell'attualità, senza volerti trascinare ovviamente in polemiche. Che ne pensi dei talent e del trap che va di moda tra i giovanissimi? Allora, per quanto riguarda i talent, tutto un talent, anche il Sanremo dell'80 con i Decibel che arrivarono con Contessa, a suo modo era un talent. Il problema del talent è che spesso crea delle illusioni, perché un ragazzo di 20 anni che arriva, viene idolatrato, c'è un forum pieno di persone che urlano il suo nome, può avere un contraccolpo pericoloso, insomma le carriere si costruiscono in un altro modo, poi peraltro ci sono tanti ragazzi che usciti dai talent la carriera ormai l'hanno anche costruita, per cui niente a priori contro i talent, è chiaro che nei talent in genere si premiano quelli che cantano meglio, ma quelli che rimangono 40 anni non sono quelli che cantavano meglio, sono quelli che avevano più cose da dire, per cui
l'unico punto è questo, che magari insomma ci vuole tempo per costruire una carriera. O per quanto riguarda la trap, peraltro io ho un figlio adolescente, quindi ascolto, mi assento dalla sua camera per 7, 8, 9 ore al giorno, quindi è una grande occasione naturalmente. Secondo me quelli che scrivono i pezzi qualche libro in più dovrebbero leggerlo, cioè un cantautore alla De André quando scriveva un pezzo sceglieva tra 50.000 parole, questi mi sembra che scelgano tra 500 parole, per cui anche concetti che potrebbero essere interessanti, il disagio giovanile, il disagio sociale, la rabbia, andrebbero scritti con un po' di poetica in più. Ti spieghi, visto che hai un figlio adolescente, parla uno che non è nemico di questa musica, io sono cresciuto con il rap, eccetera, ma era proprio un'altra storia. C'era, come dicevi tu, un linguaggio più diversificato. Appunto, no? Ma anche, che ne so, gli articolo 31, potremmo... erano dei cantautori che scrivevano su una base musicale diversa rispetto al passato. Il successo di queste canzoni, come te lo spieghi, visto che sei genitore e comunque osservatore a 360 gradi? Ma me lo spiego dalla compulsività con cui vengono ascoltate. Cioè, se a uno piace un pezzo di un cantautore, di Ruggeri o di Finardi, di Ron, di Vecchioni, magari ci compra il disco, va in teatro, magari se lo ascolta un po' di volte, ma io sento lo stesso pezzo ascoltato 30 volte. E questo naturalmente crea impennate nelle visualizzazioni, Spotify, eccetera, eccetera, e quindi determina dei successi che sono un po' pericolosi, perché sono posati sono castelli costruiti sull'argilla. Da ascoltare il suo ultimo lavoro, La Rivoluzione. Grazie per questa chiacchierata notturna al grande Enrico Ruggeri, ospite dei Lunatici qui su Radio 2. Promettici che potremo tornare a disturbarti una notte tra un po' di tempo. Come no, quando volete. Intanto buon proseguimento di nottata a tutti. Immagino che molti di quelli che ci ascoltano stiano guidando, e quindi buona prudenza. Sì, tanti autotrasportatori, tanti. A te il compito di tenerli svegli. Ci proviamo, Enrico. Grazie, buona nottata, grazie per questa chiacchierata. Un abbraccio, grazie.